La legione straniera, un pugno di manigoldi che il clima della legione forgia, trasformandoli in fulgidi eroi, i cui nomi potrebbero ascriversi nel mito degli invincibili. Firmato il comandante della legione, colonnello Jean-Pierre Dumont-Tissant. Questo film è dedicato a due personaggi che fecero rimpiangere amaramente al colonnello Dumont di aver dichiarato quanto sopra. +1 200+1 Dia il piancale. Un momento! Facciamo un passo indietro. A quel tempo, i nostri due ancora non c'erano. Questa sì che è vita. Abbiamo fatto bene ad affittare questo appartamentino. Ma ci dobbiamo restare molto a Napoli. Poco. Pochissimo. Anzi, è meglio che fate subito le valigie. E perché? È perché qui tutto il gioco ambulante lo tengo io. Ti risulta che facciamo il gioco ambulante? No, noi facciamo il gioco delle tre carte. E quello non dovete fare. A Napoli diciamo, uomo avvisato e mezzo ammazzato. Guidatevi valigie e andatevi. Non mi tenere ciccia, quello l'ammazzo io. Non mi tenere, lasciami. Ma chi te tiene? Tieni, in galera mi vuoi mandare. Che voleva da voi quello là? Si è permesso di minacciare il mio amico. A me, che se mi capita un'altra volta davanti col carattere che ho io, a schifo finisce. Con una coltellata alla porta lo attacco. E se lo dice lo fa. Lo sa come lo chiamavano al paese? No, pelo e contropelo. È svelta di coltello, eh? Ma che? Barbiere. Calmati, che dobbiamo andare a lavorare. Lo ha sentito, per lui il lavoro è tutto. Lo sai come li chiamavano al paese a lui e a suo fratello? Pane e lavoro.
Erano due lavoratori instancabili. No, il lavoratore era suo fratello. Lui mangiava il pane. Via, via, circolate. Circolate! Via! No, il casco, capembo, mi sei l'ultimo avvertimento, di! Ah, bella la faccia. Questo è un gioco, non è stelleare, signore, non ci sono trucchi e non ci sono inganni. Forza e coraggio, puntare i soldi. Basta indovinare dove è l'asso, forza e coraggio che dopo aprile viene maggio. Puntate i soldi, signori. Attenzione, dove è l'asso, state attenti. Ecco dove metto l'asso, signori, puntate. Lei si faccia i fatti su e se ne va. Mille lire! Mille lire il signore. Vuole alzare la carta, signore? Il signore ha vinto mille lire. Ho vinto mille lire! Ecco le mille lire. Il gioco continua. Lungo, lungo, ugumbare. Se crede, mi viene a fare festa a me a Napoli. Dove l'asso. Mille lire il signore, ecco qua. Vuole voltare la carta? Il signore ha perduto. Tutti a questo gioco potete vincere. Non ci sono trucchi e non ci sono inganni. Basta indovinare dove l'asso. 10.000. Metta i soldi sopra. Ah! Il signore ha vinto 10.000 lire. Tenga. Tutti potete vincere a questo gioco. Puntate, forza e coraggio, che dopo aprile viene maggio. Gennari, falla un po', voi stanno di cretino a giocare nel carto. Fatti a vincere 1.000 lire pure tu, va. Aspetta, tira un poco a mano, fammi vedere se neanche sono. Tieni. Evolant. 2.000 lire non basta carta, ferma e non ti muovere. Permesso. Uè, ma chi l'ha indovinato proprio? Ah, è proprio esso. Papà, lascia aperto, non dica presto, ci stanno due gradini che cazzo. Viene da puttana, mi chiede pure la Camorì. Permettete, scusate, ma è cosa... Ehi, arrossate, chi si chiama? Arrossate! Aspettate, vengo pure io! Vabbè, ma fuccino, ci stanno due gradini che cazzo. Signore Scenni, io non ho arrivato, volevo andare a Vomero. E io voglio andare a Forcella. E perché Forcella? Perché ci stanno due cretini che carta. Oh, allora anch'io subito a Forcella. Da due cretini con carta a Forcella. Oh, yes. Oh, troppo bravo. Salvatore! A Forcella ci stanno due cretini che carta. Attenzione, attenzione. Comunicazione urgente per il signor Gennaro Caburro presente allo stadio. Il cognato Cicillo gli fa sapere che a Forcella ci stanno due cretine che cazzo. Voi siete i peggiori delinquenti. Perché con il gioco delle tre carte togliete i soldi alla povera gente, capito? Noi ci hanno rovinati! La voce si passarono, signor commissario. Tutta Napoli venne a Forcella per depredare queste due povere picciotte venute dalla Sicilia in cerca di fortuna. Più di 100.000 lire ci portammo e non abbiamo più nemmeno una lira. Pure il tavolino che si apre e si chiude ci vinse. Bravi, atteggiatevi pure a vittime adesso. Io so benissimo che tenendo il gioco delle tre carte si vince sempre. Perché non ci conosce. Un colpo non l'abbiamo vinto. Siamo vivi per miracolo. Perché? Quando si succarono le 100.000 lire e chiudemmo l'esercizio per mancanza di fondi, ci volevano mammenare. Sì, quelli che avevano perduto? No, quelli che non arrivarono in tempo a giocare. La fila c'era. Per accontentare tutti, la Banca d'Italia ci voleva. Non è vero. Siete troppo furbi per perdere con le tre carte. No, siamo troppo a festa. Io l'ho dimosso. Permette, signor commissario. Pardon. Faccia attenzione, signor commissario. Questa è la carta che perde. L'asso vince. Basta indovinare dove è l'asso. Attenzione, signor commissario. Dovere professionale, questa. Metta i soldi. Ecco. Alzi la carta. Abbiamo vinto. Ah, è così che perdete, eh? Un caso è stato. Siamo tanto disgraziati che con lei vinciamo. Ci riprovasse, signor commissario. C'è sempre tempo per rifarsi. Guardi. Questa è la carta che perde, questa è quella che vince. L'asso vince, signor commissario. Quello rotondo è l'asso, signor commissario. Guardi, occhio fermo ci vuole. Dov'è l'asso? Questa volta non mi fregate! Cambiasse carta, signor commissario. Dia retta al mio amico. No, la carta che vince è questa.
Sbagliato. E così voi siete delle povere vittime, vero? Voi perdete sempre, no? E che colpa ne abbiamo se lei è più disgraziato di noi? È vero, signor commissario. Che sono più disgraziato di loro? No, che hanno perso tutto. C'ero anch'io a Porcella. Sono due cretini. E sono anche incoscienti. Proprio stamattina hanno osato minacciare niente meno che Pascalini e Porcella. Sì! Hanno detto che con una coltellata lo attaccavano alla loro porta. Scherzavamo, a quello bastavano due pugni per metterlo fuori uso. Metterlo fuori uso? Quel Pasqualino è il peggior delinquente della zona, state attenti. Ah, quando è così appena lo vediamo scappiamo. Non mi interessa quello che fate. Io vi avverto di stare attenti. Avete minacciato di morte Pasqualino di Forcella. E cretini o no, deficienti o meno, se gli succede qualche cosa vi ritengo responsabile. E quando lo dice il commissario è vero, perché il commissario non sbaglia mai. Non è esatto. Anch'io ho commesso un errore.